lontana la traiettoria postmoderna, un elemento storico importante. It's a great honor for me to have my work in the Uffizi Museum. Per me è un grande onore essere parte di questo museo ed essere entrato come in prima persona a far parte di questa grande realtà, di questo grande spazio che insomma è presente, rappresenta lui e anche il mio modo di esprimere l'arte, che è relativo alla pubblicità, e quindi la street art è un modo stesso di espormi e di rappresentare il mio messaggio. Segnale che certi elementi di quest'opera, quindi anche da questo punto di vista, questa... Per gli Uffizi questa apertura alla street art è pienamente nella tradizione dei Medici, che erano sempre estremamente interessati alle correnti più contemporanee dell'arte, che all'epoca era l'arte attuale, l'arte contemporanea. Per noi è la prima opera di street art, e comunque vi faccio notare che ci sono comunque alcuni elementi che collegano quest'opera, l'autoritratto di Endless con Gilbert and George, alla tradizione delle autoritratti che abbiamo già nella galleria. Ad esempio, si tratta di un'opera, un triplice autoritratto. Endless l'avete riconosciuto facilmente, Gilbert e George, questo è finalmente come l'autoritratto di Rubens nei Quattro Filosofi alla Galleria Palatina. E poi abbiamo il famoso motivo per cui Endless è diventato famoso, il crotch grab, che riferisce in una maniera che va contro i stereotipi assegnati ai generi. Si riferisce comunque al gesto della Venere dei Medici che abbiamo nella tribuna, e alla Venere, alla nascita di Venere del Botticelli che abbiamo proprio qui agli Uffizi. Quindi, se ci fosse un museo per cui sembra essere destinato proprio l'opera di Endless, è proprio la Galleria degli Uffizi. Poi alla fine.